arrivate e vedere l'intro del gioco. Bene, ragazzi, qui è Delta. Togliamo. Bene. Qui è Delta 28 e siamo su Flatout. Aspettate. Sì. Bene, ripeto. Siamo su. Aspettate, vediamo se l'audio sono bassi. Sì, perché questo è un vecchio gioco che l'audio mi supera, del gioco mi supera ancora la voce del microfono. Allora, sì, ho il microfono fisso e sono qui su Flatout Ultimate Carnage, ragazzi, il remake, il remastered più che altro di Flatout 2, gioco per PlayStation 2. Già feci un video che mi sembra un tributo riferito al gioco, ma stavolta ci facciamo delle belle partite. Perché Flatout Ultimate Carnage, ragazzi? Perché ok, ho giocato al 4 e ancora devo finirlo. Oh, però, a parte, ciao ragazzi, che non pubblico da una vita i video su YouTube, effettivamente. Devo finalmente fare qualche video. Detto questo, se non muoio. Detto questo, che volevo dire? Volevo partire con un video, poi con questo bel gioco. Corse di macchine, da psicopatici. Esistono tante tipologie, acrobazia, derby, time trial, bonus, gara, sto parlando in inglese, con l'accento in inglese. Detto questo, non scherziamo troppo. Detto questo, cominciamo. Io perché ho scelto di giocare a questo e non a Flatout 4? Flatout 4 ha una particolarità che non sopporto: i veicoli. Uno direbbe, ah, però ci sono tanti veicoli. Sì, fino a un certo punto. Molti sono dei copia e incolla, molti sono pure ripetitivi e mi dà sui nervi. Cioè, sono, mi sembra, 8 macchine per 12 piloti. Ecco, e non lo accetto. Non lo accetto, ma non mi ricordo neanche quante sono, però certamente una cosa è sicura. Volete sapere qual è? Ve lo dico. Ovvero che le macchine sono tutte uguali, stessi modelli in tutte e tre le categorie. L'unica differenza che cambiano che quelle là della prima. Sì, un secondo. Stavo dicendo. Sì, sono uscito distaccato. Ah, spero che posso fare una registrazione senza essere interrotto di nuovo, bruscamente, 2, 3, 4 volte di fila. E detto questo, se non mi dimentico. Sono, anche se c'è il derby, quelle altre due categorie, le macchine sono le stesse. Una è nella prima versione, nella prima classe, sono tutte vecchie, antiche, distrutte, scassate come questa qua che vedete, la Chili, 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 non so come chiamarla. Poi ci sta la versione gara, chiamiamola così, che sono quelle là normali, sistemate, aggiustate, ma sono gli stessi modelli. Poi arriviamo ai modelli più avanzati, che sono quelli là da psicopaci distruttori. Chi ha mai visto il film Death Racing? Race, Death Race, Dead Race, come cacchio, Race Dead, come cacchio si chiama quel film vecchio del 2010, 11, 12, non lo so, non mi ricordo. È uguale, hanno quelle cose tutte rinforzate ai veicoli, punto. Allora mi dà sui nervi, perché qua, vedete, ogni macchina è diversa. Sì, mo carica un po' più lentamente. Vedete, sono tutte diverse, senza che mi fate andare a cercare che non mi va. Poi abbiamo queste qua da classe da gara, scusatemi. Si vede che sono altri modelli, cioè non sono copiati dalla prima categoria. E poi abbiamo i nuovi modelli, quelli là da strada, che sono dei spaccaculi, proprio GGVP e di guerra. Non ho tutte le macchine sbloccate. Ah, poi queste sono un bonus, quelle là un po' più esclusive che sono riuscito a sbloccare, che sono fantastiche. Volevate Optimus Prime. No. Ci sono altre macchine da sbloccare, però non le ho sbloccate purtroppo. Comunque facciamo questo. Intanto ho aggiornato finalmente i driver di Nvidia, così voglio giocare anche a Battlefront 2. Sì, anche se molti si hanno lamentato del gioco, io lo voglio prendere lo stesso perché adoro Star Wars e poi perché ci sono le modalità schermaglie a single player che sono divertenti e farò più quelle piuttosto che il multiplayer, onestamente. Già il fatto che ci sono quelle schermaglie che puoi fare a modo tuo già mi garba molto l'idea. Detto
Bene, ah giusto, aspettate che qua hanno fatto una cosa, che qua i tasti sono diversi, appunto, dovevo cambiare il turbo, vabbè, non fa niente. Poi la grafica è stata riaggiornata anche in questo gioco, perché questo gioco dovete sapere che è molto vecchio, non è nuovissimo sto gioco, però dalla grafica sembra tutto nuovo. Vabbè, consideriamo che il gioco è vecchio, però è stato risistemato, rifatto, che sembra che ha più una qualità grafica questo gioco che quello là che è uscito il pre-PlayStation 4. Ve lo giuro, perché chi lo... Vabbè, c'è anche il fatto che qua è cambiata soltanto la questione di grafica, le mappe sono basate sullo stile della PlayStation 2. Si vede palesemente, però le luci e tutto sono da paura. È strano che mi sta leggermente scattando. Scusami tizio, non volevo, non volevo. Sparisci. Ma perché non ti togli dai piedi? Levati! Levati! Ma in tutto ciò la nitro? Come la uso? Ma mamma mia, cosa ho appena visto. Ah, è la cula nitro e me lo dite ora? Ah no, giusto, l'avevo cambiato io come un cretino. Perché prima era la doppia V. Va bene. No, non incide. Mi ha fatto leggermente male. Bene, detto questo. La bella di questo gioco rispetto al 4, che il 4 ha. Ecco, diciamo che il 4, vedete la mappa piccola di lato a sinistra. Allora, le macchine ognuna ha il suo colore. Perché? Perché ogni macchina ha la sua personalizzazione, ogni pilota. Cioè, anche se hanno veicoli differenti nelle altre categorie, hanno gli stessi colori e lo riconosce dal suo stile di guida. Nel 4 non esiste sta cosa. Scusami, Jack. Proprio scusami tanto, scusami. Non volevo. A te volevo. Aia. No, chi la fa l'aspetti, lo sapevo. Chi la fa l'aspetti proprio. Comunque. Detto questo, nel 4, Flatout 4, nessuno ha personalizzazione, nessuno. Li riconosci solo dai loro strani aspetti, perché tu sblocchi anche i personaggi. Va bene, cosa ho appena fatto. Poi il bello di questo gioco, e non so se è Flatout 4, ho visto un aggiornamento, ma spero che è quello che io spero che sia, il replay delle gare. Whee! Bella, no? Sì, vediamo i piloti. E infatti, clone pilota 28. Che poi, la cosa divertente è che io faccio questo, vedo molti di voi che erano single player, si creavano più di un account del gioco. Quindi io ho questo, però il clone pilota è basato sul mio link, sul mio indirizzo email, purtroppo. Aia, sul mio indirizzo email. Quindi non posso farmi un nuovo personaggio. Potrei, non lo so, devo provarci. Però in pratica, io che facevo, sembra una cosa la Forevalon, però lo facevamo tutti, non dite sciocchezze. Facevamo altri account, poi per vedere se superavamo o miglioravamo e superavamo noi stessi, praticamente. Era una cosa molto tipica di noi. Giovani, mamma mia, ho schivato a lei. Sofia Lorenz. No, si chiama Sofia Martinez. Dai, lo fa. Qualcosa che dice che ho le ruote andate. Sì, ho una ruota andata. Sono pure in fiamme quasi. Grazie al cacchio che sto per morire. Sì, perché qua tu non vedi la tua vita. Tu vedi. Tu non, ve non, puoi ve non vedi la tua salute. Tu lo capisci quando stai per morire, è diverso. Sono in quinta posizione. Faccio schifo. Vabbè, non gioco a sto gioco da una vita. Abbiate pazienza che sto giocando col joystick, con la tastiera, cosa che uno se mi guarda mi dice no, tu sei pazzo, devi usare il joystick. Problema, io ho la PlayStation 4, ho un joystick della PlayStation 4 e guarda un poco, non accettano giochi, video, non legge joystick da PlayStation 4. Ho perso una ruota, ho perso una... Cosa? No! No, ero arrivato terzo. No, non ci credo. Non ci credo. Ho perso pure una ruota. Sono
So perché ho preso il palo, faccio areato quinto. No, non è giusto. No, non l'accetto. Vabbè, non fa niente. Vediamo il replay. Io mi divertivo con il replay. Poi c'è Jason. Lo riconoscete perché ha i teschi, ha il teschio e le fiamme sulla macchina. Eccolo, lo riconoscete. Che è uno dei più forti. Insieme a Jack, a Sofia e anche qualcun altro che si è aggregato. Perché l'otto, il Flatout 2. L'originale per PS2 erano di 8 giocatori piloti dentro, non erano 12. Qua sono 12 e infatti qua ho fatto un errore. Vediamo un po' com'è andata qui. Bella però vedere l'acqua, gli schizzi, tutto, spruzzi, everywhere. Ok, basta. Vediamo un poco qualche incidente. Perché io dovete sapere che questo gioco io non è che ci gioco per vincere, ma per vedere i migliori incidenti della mia vita. Proprio non sono che sono masochista o comunque un amante di incidenti, però fanno, cioè, a volte ci sono degli incidenti, ecco come è successo questo, per chi se lo ricorda, mi sono portato una macchina appresso, così, giù, vabbè sì, è stato bellissimo che ho portato un tizio a caso, via, bello, va bene, dai, vediamo un altro, che poi qua sono stato, bellissimo, dai, è bello da vedere. Ah giusto, questa aveva fatto un capriola bruttissima, quindi per chi si ricorda gli strani incidenti. Uiii, che poi cacchio, i danni sono rimasti uguali, Fede. Mamma mia che volo che. Poi del tipo I believe I can fly. E due volte ho pigliato quel coso. Ah, chi è che mi ha preso qui? Ah, ecco, Frank Malco, va, dolore. Un inglese. Non voglio dire nulla, ma lasciamo stare. Non deve mai guidare quel tizio, deve prendere solo il tè alle 5, punto, non deve rompere scatole. Detto questo, vediamo un altro percorso, un altro giro, perché è divertente. Vedi certe volte cose che non ti aspetti o ti scordi. Ah, questo è stato un incidente brutale. Vedi le fiamme che ho fatto venire al povero Jack. Povero Jack, non mi morire Jack. Bah, questa gli ho fatto molto male. Peccato che ho fatto pure, ho pigliato anch'io la ruota sbagliata, cioè ho fatto una curva malissimo. Ui, vediamo qui. Un altro giro, voglio vedere. C'è stata una cosa bellissima, non questa, perché faccio niente schifo. E la capriola. Ah, ecco, guardate che succede. Chi è che se lo ricordava questo momento? Così clamoroso vedere il tizio volare, tu va bene. Il bello di questo gioco, ripeto, è che i piloti, gli NPC, non sono, diciamo, che ne so, perfetti, cioè del tipo noi siamo avanti, noi siamo forti. No, possono essere i peggiori piloti della situazione, ma anche i migliori. Dipende dalle circostanze. Facciamoci questo qua. Lo so, sarebbe un po' divertente. Non lo so. Sì, tranquilli, dopo lo uso, tranquilli, lo userò. Però non ora. Io mi sono ammalato di sta macchina, usiamo questa. Ci faccio un'altra bella gara. Comunque, che vi posso dire? Io farò video finalmente, ma sarà un breve lasso di tempo per farvi capire. Questa macchina devo sbloccare. Questa qui bellissima. Dicevo, devo. Che poi è l'immagine del gioco, Flatout 2. Poi quella è l'immagine, quella è il veicolo. Quindi è l'icona proprio del gioco. Quindi non puoi non scaricartelo il gioco, cioè non puoi non scaricarti, cioè sbloccare, scusatemi, la macchina. Sono abituato con lo scaricare. Qua che scarichi. Aia, aia. Ho fatto qualche incidente, sì, ho mandato un po' a fanculo qualcuno, ho visto. Va bene. Dicevo, io farò qualche video di breve lasso di tempo, quindi a Natale. Poi. Incidente bellissimo, io ho fatto leggermente mans, aia. Basta questo mans che riesco a imitare a Zeb e mi denuncerà per copyright questa cosa, per i diritti. Non vedo un cacchio. Ho pigliato una macchina, scusi, non volevo. Detto, non lo sai come no. Allora, che ne dite ragazzi di fargli fare un parcheggio perfetto? Parcheggio? Perfetto! Aia! Anch'io l'ho fatto. Per chi non sa cos'è questo parcheggio perfetto,
sarebbe una battuta di Ace Ventura del primo e secondo film, dove dice il caro Jim Carrey: parcheggio perfetto! Che effettivamente, cacchio, gli ho fatto fare un bel parcheggio a quel povero cristiano. E ho fatto anch'io prima anche un parcheggio. Non so che è successo. Ah, si sono finiti gli aggiornamenti. Sì, se qualcuno sente un strano rumore, è tutto normale perché sto convertendo e sistemando altri video, sì, che pubblicherò insieme. Credo che farò insieme stasera ben tre video, se tutto va bene, quindi questo di Flat Out. Anche questo è più un'introduzione, perché il secondo video che sarà sarà di The Isle, e sui dinosauri, se ci vuole, ci sono degli aggiornamenti esagerati. Sono comunque secondo in tutto ciò. Che dicevo, ci saranno nuovi. Io, ma avendo finale la PlayStation 4, voglio fare dei video su Bloodborne, che ho già qualche video, anzi ho fatto dei video, devo portarli sul PC. L'unico problema, e ve lo dico subito, è il fatto, povera macchina, il fatto è che un'altra macchina, il fatto è che avevo fatto una partita con un mio amico, ma l'audio non si sentiva perché non avevo fatto l'impostazione dell'audio. Ecco. Fesso io. Vabbè, ma non lo sapevo, quindi non sapevo dell'impostazione, quindi ciao. Perché mi sto portando una sedia con me? Due posti bastano e avanzano. E tu, scegli, sparisci. Ah, vabbè. Vabbè, non ho potuto. Non ho potuto. Sparisci. Sparisci. Point. Ciao Jack. Non mi rompere Jack, non è il momento. Comunque, tornando a noi, aia, aia, ho preso i tubi. Tornando a noi, se non mi dimentico. Sul serio, qua succede qualcosa? No. È successo qualcosa. A me. A tutte e due. Scusami, scusami. Via. Questi autostoppisti. Aspetta, arrivo. Ancora. Autostoppisti. Sono stato bravo a una battuta che non c'entrava un. Ok, basta. Ritornando a noi. Farò quindi caricherò anche un video di Bloodborne. Purtroppo sarà però una voce all'esterno, perché purtroppo l'audio non si sente, e vi assicuro che è un bel video. E abbiamo pure battuto. No, non l'abbiamo fatta la registrazione, no, giusto, no, stavo riflettendo, no, non abbiamo purtroppo registrato un combattimento epico e vabbè, lasciamo stare, abbiamo battuto un boss. Mi sembra, no, abbiamo battuto un boss, ma non mi ricordo se ho registrato. Non mi ricordo, ho a volte la demenza. Comunque, ritornando a noi, farò quindi mo dei video, mo fino a quando potrò ancora. O almeno fino a Natale potrò fare qualche video e li pubblicherò. Sono riuscito a risistemare un problema che avevo su Garage Mod, che ovvero non mi funzionava più, ma perché dovevo aggiornare texture, dannate texture, che ce l'avevo data le texture del 2015, che infatti andavano in conflitto, e adesso mi funziona, aia, fatto molto male. Che andavano in conflitto e cose varie. Adesso ho finalmente delle texture riaggiornate delle stesse cartelle, però del 2016 e 2017. Mo' finalmente Gmod mi rifunziona. Quindi non so se farò altri video d'animazione prima di Natale, o le farò, come dire, aia, pigliama, no, niente. Mannaggia a te, Jason. Jason. Intanto sono secondo e devo arrivare secondo. Ho detto che devo arrivare secondo. Sparisci, sparisci, guarda. T'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo. Mi ammazzi? No. Perché ho visto dei palazzi in quella vetrina? Perché? Non ci sono palazzi. Cioè sì, ci sono palazzi, ma quello era manco. Oh, vabbè, niente. Riflessi strani che non dovrebbero starci. Cioè, siamo a notte e ho visto un riflesso di giorno. Vabbè. Bene, vediamo qualche cosa, ma non ho visto niente di particolare. Giusto per vedere. Poi, qual è l'altra cosa che volevo dire? Qualche altra news, a parte il microfono finalmente fisso. Ah, ecco, qua è successo qualcosa, se non sbaglio. No, non mi ricordo più.
Ah sì, poi guardate qua. Preso! Che cosa ho visto? Ah, gli ha fatto molto male. Ok, basta, ho giocato. Aspetta, ma qui non ci sta il... Ah sì, adesso ci dovrebbe stare il parcheggio perfetto. Togliamolo di mezzo lui, perché non me ne tiene. Wow, che cosa... Bellissimo, avete visto? Avete visto? Che bello. È successo a caso. Vediamo il parcheggio perfetto. Guarda il parcheggio. Perfetto, l'ha preso in pieno. E poi perfetto. Ho fatto leggermente. Mamma mia, che casino che ho fatto. Comunque, cambiamo tipologia, non più gara. Anzi, rifacciamo questa, però voglio andare con questo qui. E usiamo un po' quei derby e usiamo lui. Dai, veicolo da Optimus Prime, perfetto, rosso proprio per dire Autobots, road out, cioè andate, rotate, rotolate. Mamma mia, quanto è grande sto coso, enorme. Cioè, io basta che faccio così, butto tutti per aria. E mi butto anch'io per aria. Ho perso qualcun altro. Dicevamo che non dovevo essere io a buttare a loro giù, giusto? Ecco, non mi sembra che è stato la cosa. Non mi sembra che è stato così la situation. Levati dai cogli. Levati. Vedete che tutti hanno gli stessi colori? Whee! Sono secondo e tengo un tir, ragazzi. Tengo un tir. Ero troppo alto per quella cosa. Ecco, sì. Ah, il salto qua l'odio. Devo saltare. Fuori uno. No! Nope. Faccio leggermente schifo. Vabbè, non sono abituato a guidare con sto coso, quindi l'ho voluto testare perché è troppo bello da vedere. Mamma mia, poi vediamo un poco qualche gameplay, qualche replay. Però io mi annoio, voglio che arrivino anche gli altri perché sono lenti, capito? Ma adesso... Eccoli qua. Sono tutti quanti qua. Se io prendo a lei, sono cavoli, sono cavoli. Presa... No! Cosa ho fatto? No, mannaggia, ci ho sperato, ci ho sperato, ci ho sperato veramente. Perché se la prendevo in volo, mamma mia, gli faccio fare un volo di 10 km. Vabbè, pazienza. Comunque, un'altra cosa che volevo dirvi, a parte Garry's Mod, tutto quello che volete, era un'altra cosa che volevo dire. Sì, era un'altra cosa. Però io a volte mi dimentico le cose. Ah, cercherò di portare qualche video anche di qualche gioco vecchio. Sì, perché ho lasciato in sospeso molti giochi, come vedete, se qualcuno se lo ricorda. Ho lasciato in sospeso molti giochi, purtroppo. E beh, non è YouTube, purtroppo. Ok. Wow, Jack è messo leggermente malino. Lo distruggiamo! Bellissima. Ah, è un godimento distruggere gli avversari. Giusto per, non è che sono sadico. No, cosa io? No, cosa? Mica sono io che sto usando un tir contro macchine piccole, no, ma cosa? Dicevamo? Non sono stato io, promesso, visto? È stata la ragazza a distruggerlo. Vabbè, basta. Oddio. Guarda, questi giochi io li consiglierei molto a molti youtuber. Soprattutto secondo me a Yotobi. A Yotobi, vabbè. Karim, va, che ormai si chiama così, si fa chiamare. Onestamente, un po' si divertirebbe. Volevo pigliare, lo volevo fare. Vabbè, infatti aspetto che arrivi. Mamma mia, il danno. Ti ho leggermente fatta male. Ma giusto un pochettino. Qualcosa mi ha detto che si è buttata giù per sbaglio e è caduta. Sì, per l'appunto. Solo io potevo cadere così. Cioè,
Ciao, ancora. Ma levati, lezzina, sparisci. Attà. Va bene, non so, io non ho fatto nulla. Bellissimo. Ok. Andiamo. Cosa? Eh? No, aspetta, non ho capito nulla. Che è successo? Ah, ho sbattuto. Ma che seccatura. E io che volevo fare un salto perfetto. Qualcosa mi dice che sono leggermente danneggiato perché non riesco a fare una curva decente. Queste gare sono pure brevi rispetto a quelle di Flatout 4. Sono tutte leggermente in fumo. Vabbè, però, sei tu che però hai guidato male. Non è colpa mia stavolta. Non dare la colpa a me che l'ho fatta apposta. È stato stavolta un incidente. Stavolta. Ah, speravo. Speravo. E risperavo. Jack Frank, muori? 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 No, non muore. Mannaggia. Guarda, pure siamo tutti leggermente danneggiati. Sparisci tu. Sparisci. Ma perché non l'ho preso? Cioè, l'ho preso però male. Ecco, ora va bene. Ora ti ho preso. Eppure bene. Guarda, mi stai facendo la voglia di picchiarti. Dai, vieni qua, Sofia. Guarda, ti voglio tanto bene. Guarda, mica accelera lei, mica accelera. Lol. No, mi ha fregato il primo posto. Vabbè, non fa niente, io mi sto divertendo. Dai, è stato divertente. Vediamo qualche scena, giusto per vedere un po' come si vede un... Vabbè, sì. Fidati. Sono qui. Ho perso un pezzo senza sapere. Va bene. Che poi i modelli avete visto che... Dai, però è troppo bello da vedere, mamma mia. Ma questo era un giocone, ve lo dico, è un giocone ancora tuttora. È troppo divertente. Per chi ha la possibilità su Steam, scaricatelo. Non è che faccio propaganda, ma perché è un giocone che se merita, di divertimento e tutto. Poi con questo gioco. Sì, mi ricordo dell'incidente. Dicevo. Vediamo qui se ho fatto qualcosa di. Un teschio! Bella. Va bene. Ho fatto leggermente schifo. Ah, guarda, là si vede tutta la gara, che bello. A volte sono perfetti dei bei screenshot che voi non avete idea. Infatti è strano che non li faccio i screenshot perché sono un imbe. Ah, è vero! Ora li posso fare i screenshot perché io avevo il CD originale che screenshot se c'ha la buonanima. Adesso sì, è vero, posso farlo. Sono imbecille. Vediamo che cosa feci qua. Whee! Ecco, vedete, guardate, guardate. Ok, basta. Ah no, giusto, ma ci sta una cosa carina da vedere. Più o meno. La 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 la. Guarda come corre, guarda, 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 guarda. Cioè, tu diresti, mamma mia, sono da pazzi, beh, avevo una fantasia. Considerate che nel 2 questo modello, come tanti altri, erano da sbloccare con i codici. Sì, avevo fatto leggermente. Ho schivato una macchina senza volerlo. Ok, dai, basta. Abbiamo visto come ho giocato. Intanto sono secondo, chi se ne frega. Facciamo. No, beh, questo. Bonus. Sono quelle gare particolari dove sono semi-derby che rischi di morire in maniera abusiva. Nel 4, cosa bella, hanno messo questa qua, Crash Alley, e lo faccia Alley, lo facciamo dopo. Prima questa, è una delle mie preferite. Oddio, cosa la Juventus? No, militare, sì. Bella. Aspetta. Ah!
Arrugginita vecchia militare, ok, però beh, è bella questa anche, non scherziamo. No, però loro, sì, perché questi sono divertenti. Questi sono i percorsi più belli che adoro, perché qua voglia degli incidenti, ragazzi. Se si fa, né, non, dipende spesso dai piloti. No, non è successo nulla. Ah, ho capito, la mia zampino ci vuole, ho capito. No, perché devo iniziare a dividerli, se no gli incidenti qua non si fanno. Allora, concentratevi sugli incidenti che succedono davanti a voi, perché nei replay spesso non si vedono. Per l'appunto, è successo qua. È successo qualcosa. È leggermente successo qualcosa che non abbiamo visto. Ah, mo ci sta da divertirsi adesso, eh. Perché vedo gente fare casini. Incidente da chi? Nessuno, che palle. Ah, nessuno, non è che hanno fatto poi incidenti, incidenti. Mi aspettavo qualcuno che lo facesse. Io? No, l'ho mancato. Da diamine. Ci ho sperato, ci ho sperato. E vabbè. Vediamo un po'. Questo mi piglia a me, questo mi piglia a me, preso! E lo so, l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta. Gli altri non l'hanno fatto apposta, però l'hanno preso. Qua prende qualcuno. Bellissimo incidente. Sì, io li sto guardando dalla minimappa. Intanto ho raggiunto un'altra volta i numeri, diciamo quelli che... Incidente? Nessuna. Ma perché la manco sempre? Lol, c'è il tipo, io voglio ucciderla, capito? Alla serie io voglio ucciderla così perché mi è antipatica. Franco Markov, mi servi molto indietro. Loro sono i più forti, Jason, Jack e Sofia. Sono i più forti. E a quanto pare in testa abbiamo un altro che non... No, siamo giusto in 4, ok. Quindi... Incidente, incidente, incidente? No, merda. Ci ho sperato. Ogni tanto ci spera gli incidenti, ecco. E Jack è andato. Ora tocca a nessuno, perché sennò gli incidenti qua non si creano più. Ma credo che sono finiti. Purtroppo non si sono visti tanti incidenti. Uffa. Vabbè, sono secondo. Mi aspettavo di più. Come ho detto, dipende dai piloti. Vediamo com'è andata. Perché qualche incidente c'è stato, ma non l'abbiamo visto. Vediamolo con il replay se forse c'è stato qualcosa di interessante. Ecco, mamma mia, ho fatto qualche danno. Ah, ho ripreso. Ah, ecco perché abbiamo ripreso leggermente. Un po' di gente abbiamo massacrato, dai. Buono, buono, buono. Bene, adesso vediamo se si fanno incidenti, perché qua c'è stato un incidente brutale, qua non so perché mi è successo che... Vedete? Sono volati tutti! E vai, sono volati tutti, però ho perso l'incidente dal vivo, sarebbe stato molto più epico. Vediamo qui se è successo qualcosa di interessante. Mi sembra di sì, però mi sono perso. Ah, ah sì, sono io che ho rallentato per vedere se c'è stato qualche incidente. Bah, ecco, l'incidente c'è stato. L'incidente c'è stato, ragazzi. No, è troppo divertente perché vedi queste cose all'improvviso e dici wow. Perché tu non li vedi subito, li vedi per pur caso. Mi ha colpito, sì. Avete visto il rally, come è stato colpo diretto il colpo, eh? Qua c'è stato un incidente, non si vede. Ah, mo si è visto che sono usciti. Dai, un'altra ultima gara. Ultima? Dai, penultima, penultima. Non facciamo i tirchi. Penultima. Dov'è? Eccola. No, no, se no qua no, non è cosa.
Sì, facciamo con questi un'altra volta, lo so ragazzi, e poi l'ultima la facciamo con le macchine da gara, promesso. No, perché qua serve velocità, proprio per vedere i migliori incidenti della vostra vita. Per l'appunto. È volato. Sono leggermente volati tutti. Lol, sparite. Ecco, mo sarà da divertirsi qua. Si sono leggermente divisi un po' di gente. Ho fatto una cavola, Madonna, l'ho schivato e dai, ma io non ti ho colpito a te, perché mi danneggi a me? Stronzo. Cioè, Frank Markov, io ti ammazzo nel sonno. Allora, qui per il momento sono tutti, qua ci siamo divisi in gruppi praticamente, i più forti con i più deboli. Po, 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 po. Ma perché l'incidente quando io non ci sono? Ma dov'è? Scusami. Beh, almeno mo adesso sono in gruppo, perché più stai in gruppo meglio è, ragazzi, perché sennò il divertimento non c'è. Preso. Quello è leggermente danneggiato il nero, ma giusto un po', è giusto per dire. Muoviti. Mannaggia la curva, la odio sti curve. Perché qua poi dovresti driftare, però questo è un gioco che non si drifta, perché non è come Need for Speed, per l'appunto. Ah, parlando di Need for Speed, io devo fare anche qualche gameplay a Need for Speed. Mi hai rotto le scatole tu. Devi morire bruciato e investito. Dolore. E uno sta appresso a me, uno appresso all'altro. E so pure quarto. Basta tu, eh. Hai rotto i coglioni. Qualcuno mi ha danneggiato. Bella. Scusami che ti ho dato. Bella. Una pressa all'altro, lol. Sono purtroppo quinto. Vabbè. Era giusto per. Incidente? Nessuno. Però è stato bello l'inizio. L'inizio è stato bello. Chi lo vuole rivedere? Io. Vediamo com'è stato. I believe I can fly. Ecco. Non si è fatto male, no, peggio. Peggio proprio. Ma peggio, 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 peggio. Bene, ultima gara e chiudiamola. Sì, poi perché l'ultima gara hanno fatto vedere Jack con la macchina da gara, da corsa. Bene, e scegliamo l'ultima macchina adatta per noi. No. No, nope, yes, soltanto perché ha il 28 e ovviamente io, Delta 28, la 28, punto. Che poi qua in questa basta questo gioco è bastato perché ci sono due macchine che hanno la numero 28, cioè del tipo mi avete rubato il numero, devono morire. E chi sono? Uno, sono tutte e due avanti, lezzini proprio. E anche questi hanno gli stessi colori. E Jack mi ha rubato la macchina. Ah, il diavolo. La 28 è là avanti, la devo massacrare. Non per qualcosa, ma il 28 è il mio numero. No, che la seguo quel cazzo. Quel cacchio che mi metta a fare tutti questi percorsi strani. Perché quella mo salta là sopra, vedete? Ha saltato. Ah, è sopravvissuta. Ah, ho preso la curva male. Ah, è vero, chi è prima? Questa è l'intelligenza artificiale, no? L'intelligenza artificiale porta ai piloti al primo posto di fare un giro molto più lungo, come vedete. Però è talmente stupido sta cosa perché perdono il primo posto. E Ray è andato a fanculo, e anch'io, assolutamente. Sparisci, lezzino. Vuole fare tutto l'esperto lui. Afro. Scusami, Jack, però mi stai davanti e io devo pigliare a quella che ha il numero 28. Che non l'accetto. E tu vai là, bravo. Bravo. Vedete?
I piloti sono molto distanti fra loro, ma perché ognuno ha la sua velocità, ognuno ha una macchina più forte dell'altro, ognuno è esperto, è bravo, insomma, al suo livello, campo. E infatti Jack va lì, così. Ah, è vero, cambiano pure, ecco, dalla gara cambia pure il loro percorso, anche se era mo questo primo, in teoria fa il percorso quello che si dovrebbe fare per vincere. Lei Bing, è giapponese o cinese, ma non mi interessa perché ti faccio il culo, te mangi il cuore. Vieni qui, vieni qua. Hai il numero 28, non l'accetto, non l'accetto. Dai, ti odio. Vedete, è il numero 28, la disgraziata. Non riesco a superarla. Ho capito, devo fare pure lo stesso. Guarda, così alterno un po' che vi faccio vedere anche gli altri percorsi. Altri. Mi sono salvato e lei ha fatto un brutto. Cazzata mia. Errore mio. Giuro, è vero, lo ammetto, è stato un errore mio. Quei due si fanno male. Fammi vedere se si fanno male nella minimappa. No, strano. Mi aspettavo di sì. Ah, superata Jack. Ah, è vero, Ray, che fa cagare come personaggio, quello con la macchina azzurra, nella versione derby fa schifo, nella versione da strada fa schifo, ma nelle gare è bravo. È vero, me l'ho scordato. Quindi ogni pilota, dipende dalla sua categoria, è forte. Frank Malkov, che fa molto cagare come personaggio, pilota, è forte nel derby, a parte che tiene una Jeep, grazie al cacchio, un fuoristrada. Lezzino inglesino, del cacchio. No, quel 28 mi sta rompendo le scatole. No, non lo sopporto. Deve morire male. Ecco, ora sono contento. È succontento. Stai senza pensiero. Basta. Queste citazioni. Detto questo, ho vinto. Bene. E questo credo che è l'ultima gara. Dai, basta senza esagerare. Abbiamo fatto una bella partita. Ho vinto dal numero 28 fiero. E forse ho fatto pure un nuovo record. No, 57. Madonna, botta. Vediamo qui. No, che so pazzo. Vedete? Il caro Jason, numero 32, ha sempre il teschio. Guardate, sempre il teschio fiero, ma questo si vede che c'è l'originalità dei veicoli. Vedete, anche quell'altro è il 28, quel tizio. Non lo vedete? Ve lo faccio notare subito. Quello è il mio. 28, 28, e siamo a 2 con il numero 28. Da notare, per chi ci fa caso, che da vicino è in HD, da lontano si inizia a vedere sfocati i numeri, poi da vicino è volevi esce il numero. Ecco, l'ho preso perché giustamente il 28 sono solo io. Ricordiamocelo. E infatti l'ho scansato, poi l'ho mandato a quel paese. Mamma mia, che danno che mi sono fatto. E poi niente. Mamma mia. E poi devo. Whee! Ho fatto un drift stupido, molto sbagliato poi oltretutto. Vabbè, dai. Ah, giusto, voglio vedere la figuraccia di Ray che ha fatto un volo bellissimo. Fatemi vedere dov'è. Dai, voglio vedere questo tuffo che ha fatto. Ah, giusto, non lo posso vedere qua, lo posso vedere solo così. Bello. Ho fatto schifo. Va bene. Credo che ecco Jason, ve l'ho detto. Detto questo, volete vedere come funziona queste acrobazie? Io praticamente con questo mi facevo delle tornei, delle sfide, ovvero facevo una cosa del tipo uno può guardare male dicendo tu sei messo male, ma io facevo così, mettevo 8 giocatori, ognuno aveva la propria vettura che devo sbloccare e davo dei nomi, vedete? E selezionavo un percorso, vedete? Personalizzato. E selezionavo. No, aspettate.
primo, vedete, e selezionavo quello da fare. E lo so, uno direbbe tu sei fuori di testa, ma io facevo questo perché volevo vedere chi era forte. Poi mi concentravo per tutti, insomma, ecco. E poi vediamo chi era più forte, effettivamente. Poi abbiamo... aspettate. Ah, la Carnage Mode, ecco qua cos'è. Ecco qua, vedete? Se voi vedete da dietro, notate i veicoli che ci sono da sbloccare, ovvero c'è... Questa è già pronta, questa devo sbloccare. Sì, anche questa devo sbloccare. Devo sbloccare anche questa. Questa già ce l'ho sbloccata. E poi ci sono queste due, ovvero questa, eccola qui, la vedete, purtroppo non riesco ad aprire perché ho pochi punti per sbloccare l'evento, e questa, che non si vedono, ma questa ora si inizia a inquadrare un po'. Questa no, però è la macchina più veloce del West. Lol. Ingovernabile. Comunque dovrò fare anche queste piccole missioni. Io mo ho... Guardate, mi manca effettivamente poco. Mi servono solo questi due. Che se faccio oro posso sbloccare uno di questi e devo farcela. Devo farcela. Tutti i costi. Ah, e anche questo devo fare. Appunto. Bene. Detto questo, credo che spero che il video vi è piaciuto. Cercherò di fare tanti video prima di ritornare su, perché io in Calabria posso solo lavorare con il computer. E detto questo, qui Delta 28, passo e chiudo. Ci si vede presto e questi video verranno pubblicati il più presto possibile. Forse ne caricherò tanti a raffica, così metto il cuore in pace. E niente. Dai, qui Delta 28, vi saluto. Alla prossima. Ciao.